Isola dei Famosi 2018, Angela Rende sostiene il marito a Maurice Perez, buon viaggio amore. A Maurice Perez e tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Il reality è iniziato da poco e il pallanuotista riuscirà di certo a dimostrare il suo valore. A seguirlo da casa, intanto, c'è la moglie Angela Rende. Con lei anche i loro splendidi tre figli Cristiano Antonio, Gabriele e Daisy. A Maurice Perez e Angela Rende si sono sposati nel 2006. A Maurice Perez e Angela Rende sono convolati a nozze nel 2006. Quest'anno, dunque, festeggeranno 12 anni di matrimonio. La solidità del loro rapporto non è mai venuta meno, tanto che a ottobre del 2014 parteciparono in coppia a Pechino Express. Il pallanuotista è sicuro dell'amore che prova per lei. In un'intervista rilasciata a Visto qualche anno fa, infatti, ha confidato: "Angela non corre nessun rischio, non sono ipocrita, so di piacere, ma a me questo non interessa, non ci faccio nemmeno caso". A Maurice Perez ama la femminilità della moglie Angela. Sulle pagine di intimità, a Maurice Perez sottolineò la grande femminilità di sua moglie, che permette alla loro attrazione di non subire mai cali, ne ha tante di cose speciali. Prima di tutto è una donna intelligente. Poi ha una gran classe e la mette in tutto quello che fa. Inoltre porta i tacchi molto bene, nel senso che ha una spiccata femminilità, altro particolare che tiene sempre acceso il nostro rapporto di coppia. Angela Rende e il ruolo di madre. In quell'occasione, a Maurice Perez sottolineò anche le doti materne di Angela con i loro bambini. Il modo in cui si occupa di loro rende impossibile per il pallanuotista non innamorarsi perdutamente di lei, è davvero una madre meravigliosa, fesse anche solo per questo non potrei non amarla. L'ultima figlia della coppia, la piccola Daisy, è nata solo lo scorso anno. Sulle pagine di Chi, l'uomo ha espresso per l'ennesima volta l'amore e la stima per la sua compagna. Il mio grande amore, è unica. Amo tutto di lei, il fatto che sia così piccolina, la sua classe, la semplicità, il modo in cui cammina. Angela riempie la mia vita da 12 anni. E pensare che all'inizio non si fidava di me, mi considerava un Don Giovanni. Ci ho messo 3 mesi per uscire da solo con lei. Si presentava sempre con 4 amiche. Diceva che i cubani hanno fama di donnaioli.